Sensei, sono qui per te. Salute a te, mio giovane allievo. Perché mi hai convocato? L'ho convocato perché così io ti aiuterò a far crescere il tuo canale. Ok, ma come posso farcela? Mio giovane allievo, ascoltami. Se vuoi veramente acchiappare Visual, devi fare videogiochi in cui spaccano i culi. Ma che vuoi dire? Voglio dire, giochi spara tutto, FPS Arena, quei giochi che proprio appena tu giochi al multiplayer ti fanno bestemmiare così talmente forte da risvegliare Germano Mosconi. Ho capito, sensei, ho capito. Bravo, hai capito. E ora va, va a fare visualizzazioni e ti farai tantissimi money. Sì, un problema, sensei. Non posso farmi soldi perché non ho la partnership. Ah, non hai la partnership? Allora passa al piano B. E cioè? Fai video per passione, va. Ah, ok, va bene. Arrivederci, sensei. Ciao a tutti ragazzi, sono Alex e benvenuti in questo mio nuovo video. Come sempre, prima di cominciare, voglio consigliarvi a iscrivervi a un canale di nome Ali Speed Art. Il format di questa ragazza si tratta sui disegni, di anime e manga. È molto bravo e vi consiglio di iscrivervi. Forse voi non lo sapete, ma anch'io sono bravo a disegnare gli anime e manga, eh? Ecco, questo qui è il mio disegno migliore. Sarebbe Naruto che lotta contro un cattivo che ho creato io. L'ho chiamato Dottor Triangolo Rosso. Se vi chiedete perché è rosso, è comunista. Oggi parliamo di Hard Reset, un indie sparatutto in prima persona, creato nel 2011, sviluppato da The Flying Wild Hog e pubblicato dalla Valve Corporation. Davvero, siete stati voi a pubblicarlo? Ma certo, speravo che facevano un aggiornamento dove in cui mettevano dei bellissimi cappelli. È stato creato con Rodog Engine. Ma ragazzi, non Rodog, quel Rodog. Intendo dire questo Rodog. Non Rodog, questo grassone. Intendo Rodog, questo motore grafico. Adesso vi parlo della storia. Nel lontano 2436 furono creati dei robot con un'intelligenza propria per aiutare la società. Dopo un po' i robot diventarono così intelligenti e indipendenti che si sono ribellati alla razza umana e tentano di impadronirsi del mondo. Molto originale come storia. Scusate, catarro. Un mercenario di nome Fletcher, nome in codice CLN16, che stranamente ragazzi sembra Putin con un occhio cibernetico, con il suo gruppo di agenti hanno il compito di pattugliare una città che all'interno di essa si trova il santuario, che sarebbe la fonte principale che fornisce l'intelligenza alle macchine. Cioè ragazzi, ma io mi chiedo una cosa, ma gli scienziati che stavano creando questi robot non hanno avuto un'idea che forse si ribellavano? Secondo me quando i robot hanno cominciato a ribellarsi, la situazione è stata questa. Coraggio figlio mio, alzati. Papà, adesso aiuterò la società e vivremo insieme, felici e contenti. Esatto figliolo, esatto. T'ho fregato. La verità è che io voglio conquistare il mondo e schiavizzare la razza umana, cominciando da te. Oh porca puttana. È un normale sparatutto stile frenetico e con molta adrenalina, con molti nemici robotici. Occorrerà una pianificazione tattica molto bassa e ci saranno numerosi oggetti frantumabili o esplodibili in ogni mappa. Di armi ne esistono solo due nel gioco, una meccanica e l'altra energia. E nelle mappe troverete una specie di checkpoint, o meglio, una specie di rigeneratore di potenziamenti per migliorare o potenziare le tue armi e le potrai trasformare come piace a te. Ad esempio, la tua arma meccanica potrai trasformarla da mitragliatrice a fucile a pompa. In pratica potrai avere 6 o 7 armi in un solo oggetto. Insomma, con uno solo oggetto potrai fare più di una roba, come il mio cappello Jake. Infatti non è soltanto un cappello lui, posso utilizzarlo anche per pulire le finestre o come segnalibri o come guanti da forno. O magari posso utilizzarlo anche come pranzo. Naturalmente, oltre che potenziare le tue armi, potrai anche potenziare il tuo corpo, tra salute, difesa, velocità e resistenza. La storia, ragazzi, sarà molto corta. Infatti avrete soltanto 7 livelli, ma con un DLC che si chiama Hard Reset Exile, che stranamente sembra più che dica Hard Reset Escile, vi darà altri 5 livelli con nuovi nemici e obiettivi. Stranamente ragazzi, su Steam questo gioco è stato molto criticato male dagli italiani, ma soltanto per una roba, perché non c'era la lingua italiana. Minchia, soltanto perché non c'era la lingua italiana qui impazziscono tutti. Pensate se fosse andata così. Ehi là, ciao amico. Hi. Come, scusa? Hi. Come? Sorry, I don't speak Italian. Pezzo di merda, io t'ammazzo! Bene ragazzi, questo era Hard Reset. È strano che questo gioco non è molto famoso. Ok che è un indie, però mi sembra strano che
pochi ci parlano. E poi costa soltanto 13 euro. Io comunque vi consiglio di giocarci. Vi assicuro che ne vale la pena. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Got to swing what you got to save your soul. Swing what you got for it gets old. When troubles get around, don't start in to frown.